In un nuovo video, finalmente oggi posso parlarvi di una nuova collaborazione con il marchio, devo fare molta molta attenzione, Young Duo. Eccolo qua. Allora, prima vi parlo del prodotto e poi vi faccio vedere i prodotti in azione. Mi ha contattato questa azienda per inviarmi questi prodotti. Ci tengo a dire che io, anche dal codice sconto che vi lascio giù nell'info box, che è un codice sconto del 5%, e in più i link dove potete cliccare e andare direttamente al prodotto, trovate i prodotti su Amazon. Ci tenevo a dire che io ho ricevuto gratuitamente questi prodotti, ma il codice sconto non è affiliato. Ho accettato così da testare insieme, visto che fanno comunque parte del mio mondo. Allora, stavo parlando di questo marchio che è Young Duo. Io spero di aver pronunciato bene il marchio. Il primo prodottino che mi hanno inviato è una bilancia smart. Voi dite: sì, Giulia, tu dici che non ti pesi, non ami le bilance e questa l'hai accettata. Sì, l'ho accettata perché non è una bilancia tradizionale nella quale potete vedere solo il peso e poi vi vengono tutti i complessi di questo mondo. No. Questa qui è una bilancia, da come ho detto anche prima, è una bilancia smart perché oltre a dirvi comunque ovviamente il peso ha anche altre 19 funzioni che poi dopo vi elenco, che praticamente io appena ho visto questa richiesta di collaborazione ho visto bilancia smart, ho detto sì, finalmente posso vedere la mia percentuale di massa grassa, massa magra, ma dopo vi leggerò tutte e 19, anche perché tutte e 19 non le ricordo, ricordo solo quelle in cui io sono stata super super contenta. Chi mi segue su Instagram e YouTube già sapeva in passato che io ho sempre detto la bilancia tradizionale no, però queste qua smart sì, perché comunque oltre a vedere il peso vi dice tantissime altre cose, specialmente questa qua. E infatti io parlai anche nel periodo del lockdown con una ragazza che mi segue su Instagram e se sta guardando questo video può anche confermare che io stavo gironzolando un po' su Amazon perché volevo cercare una bilancia smart. Infatti anche lei mi mandò varie foto, però ho dato sempre priorità ad altre cose. Quindi sono stata doppiamente felice di accettare questa bilancia. Giù nell'info box, oltre alla bilancia, ci sono anche altri due prodottini che poi vi spiegherò la storia. Adesso vi illustro tutti i prodotti e poi dopo non parlerò più e vi lascio direttamente allo spacchettamento della bilancia e testeremo sia la bilancia che altri prodottini. Allora, vi dico un attimo le 19 caratteristiche, ho fatto lo screen, quindi vado un attimo a ripescarlo. Misura l'indice di massa corporea, la percentuale di grasso corporeo, la frequenza muscolare, l'acqua, la massa ossea, il metabolismo basale, il tasso proteico, l'età corporea, il grasso viscerale, il peso corporeo standard, controllo del peso, massa grassa, perdita di grasso, massa muscolare, quantità di proteine, grado di obesità, forma del corpo e ovviamente anche il peso. Quindi però voi io vi lascio anche il link giù nell'info box perché vi dice andate a leggere tutto, ci sono altre cose pure, tipo si consiglia di non pesarsi con i calzini, quindi a piedi nudi, scusatemi, il telefono, anche di posizionare la bilancia su una superficie piana così. Eccetera. Poi ovviamente bisogna scaricare anche un'applicazione che andremo a scaricare insieme. Bisogna tenere sempre acceso il Bluetooth. Io di mio ce l'ho sempre acceso per l'orologio. Quindi questa la bilancia ve l'ho illustrata. Io non vedo l'ora di scartare tutto insieme a voi. E andiamo con il secondo prodottino che poi con l'ultimo prodottino che poi sarebbero due. Eccole qua. Anche su loro c'è una storia molto curiosa. Sono delle bande elastiche. Io troppo troppo contenta, si presentano così in questa confezione e ce ne sono all'interno due. Anche di questo, prima di illustrarvele, volevo dirvi che sono delle bande elastiche 100% lattice naturale. E anche di queste io, un paio di giorni prima di ricevere la richiesta di collaborazione, io stavo guardando su Amazon perché volevo iniziare, infatti anche qualcuno di voi me l'aveva consigliato, adesso non ricordo, però dei pull-up, trazioni,
Però raga, io a corpo libero da sola senza un mini aiuto non ci riesco. Ho provato anche con la panca, ma sono troppo alta, quindi mi serviva qualcosa di elastico. E cioè raga, io ho detto no, vabbè, ma forse lo sapevano che volevo acquistare questi prodottini, quindi sono stata ancora più felice di accettare la collaborazione e di provare insieme a voi questi prodottini. Ovviamente raga, io vi consiglio sul sito, quindi su Amazon, dopo dal link potete andare a vedere, le vendono anche singolarmente. Però io vi consiglio, c'è anche il set di prenderli tutti e due. Perché? Adesso vi dico anche perché. Perché tutti e due non sono uguali, ma cambia la resistenza e ovviamente anche i chili. Ovviamente voi, in base a come posizionate le mani, così cambia la resistenza e così avete un aumento o un abbassamento dei chili. Questi qui possono essere utili anche a corpo libero, ma anche usati in combo con i pesi. Però ci sta, secondo me è utile tenerli in una home gym, ma anche per chi si allena in palestra, specialmente in questo periodo che so che le regole in palestra non sono come tipo l'anno scorso, ma bisogna igienizzare tutto e sempre è meglio sempre avere prodotti propri, personalizzati, non usare elastici che usano tutti. E poi anche per il periodo del lockdown, io so che tutti siete andati su Amazon o vari siti per cercare elastici, eccetera, quindi eccetera. Quindi penso che dopo l'esperienza del lockdown è sempre avere degli elastici in casa, specialmente elastici così. Io avevo degli elastici, però la resistenza era molto bassa e quindi mi annoiavo ad usarli, sincera. Invece questi qui sono diversi. Anche di questi ricordo, però prima di dire cavolate, voglio dirvi proprio i centimetri, ma anche sul sito trovate di tutto. Allora, per quanto riguarda il rosso, infatti potete notarlo stesso voi che sono abbastanza diversi. Per quanto riguarda il rosso, sì, io sono troppo contenta perché non vedo l'ora, è largo 1,3 cm, lunghezza 208,3 cm, spessore 0,46 cm, tensione dai 15 ai 35 cm. Invece per quanto riguarda il nero è largo 2,2 cm, larghezza 208,3 cm, a spessore 0,46 cm e la sua tensione di 25, da 25 a 65 cm. Per quanto riguarda i chili del rosso, vai dai 6,8 kg ai 15,9 kg. Invece, per quanto riguarda questo nero, che è quello più strong, vai da 11,3 kg e 29,5 kg. Quindi, secondo me, conviene prenderli insieme tutti e due. Io veramente non vedo l'ora di provarli. Li testeremo insieme nella home gym. E quindi niente, adesso vi lascio al test della bilancia, al test degli elastici e noi ci vediamo nel prossimo video. Buona visione! Allora, eccoci qua, la bilancia si presenta nella sua confezione. Allora, all'interno abbiamo le pile, perché ovviamente va a pile. Poi abbiamo questo per proteggere ovviamente la superficie in cui poi andremo ad appoggiare la nostra bilancia e serve anche per non farla scivolare. Comunque qui c'è il simbolino, vi faccio vedere. Qui c'è il simbolino che penso che non si può salire con i calzini. Qui abbiamo il nostro biglietto illustrativo. E questa è la nostra bilancia. Poi qui si vanno ad inserire le pile. Allora, io ho inserito le pile e da sola si è accesa, quindi da scaricare e ho questa qui, Scale App, eccola qua. Vi dice tutto nel libretto illustrativo che trovate all'interno della bilancia. Allora, visto che noi non siamo registrate ancora, ci dobbiamo registrare, quindi vado qui in basso e ci sta scritto registra un account. Ci clicco sopra
E adesso vado un attimo a registrarmi, così che comunque ho sempre tutti i dati registrati con l'account. Fatelo sempre questo passaggio, mi raccomando. Ah, ok, adesso invece ci dice di impostare un'unità, quindi peso, chili, altezza, centimetri. Il prossimo, ovviamente io non vedo, femmina. Ok, adesso inserisco un attimo i miei dati, quindi nome, altezza e il compleanno. E adesso vi dice: sei un atleta? Sì. E si è bloccato. Non concorda con me, secondo me. Tu. Sì, sono un atleta. E va? Perché non va? Invece se metto no, va. Perché devo mentire? Sono un atleta? Sì. Vabbè, no. Perché? Il mio peso? Perché mi sono pesata adesso e porto 68 kg, quindi inserisco 68. Ok. Poi vi dice qui sotto vi porta home, poi tendenza e vi porta tutto. Ok, io direi che possiamo pesarci. Sono troppo curiosa. Comunque, qui in alto a sinistra potete aggiungere anche un nuovo utente. Io tipo inserirò tutta la famiglia. Eccolo qua. Ok, iniziamo. Cliccato il bottoncino, inizia a pesare. Quindi adesso salgo sulla bilancia. Sono scesa dalla bilancia e adesso mi esce scritto rapporto di idoneità fisica. Ok. Tipo di corpo atletico, grazie. No, vabbè, vi adoro, vi adoro. Ok, vediamo. I valori tutto sommato non sono male. Eccoli qua. Ok, soddisfatta. Mini workout andato, vi ho fatto vedere giusto un esercizio per gruppo muscolare proprio a grandi linee. Ho cercato di farmi un esercizio base per i tricipiti, bicipiti, dorsali e deltoidi e ovviamente si possono fare tantissimi altri esercizi, ma vi ho voluto far vedere giusto gli elastici in funzione e anche uno squat. Allora, la mia recensione finale è che sicuramente sono molto molto utili, li volevo provare per fare le trazioni,
ma non riuscivo perché troppo, allora, sono entrambi un pochino troppo corti, anche solo il rosso e anche solo il nero, quindi devo vedere un po' come devo fare, forse non sono adatti, ci vogliono quelli là un po' più lunghi che io sicuramente più la prenderò. Voglio farli e mi voglio sperimentare un po' anche sulle trazioni, però devo dire la verità che mi sono piaciuti molto, sono degli elastici molto molto validi. E niente, mi sono trovata bene, vi ho fatto vedere giusto qualche esercizio, un po' così, una serie di ognuno. E niente, adesso ritorno alla ghisa, ritorno agli elastici e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!